Maria Vittoria, comincerei con chiederti da quanti anni lavori all'università e qual è il tuo ruolo oggi? Allora, io non sono mai uscita dall'università, sono entrata e mai uscita, cioè da sempre. Entrata quando? Per fare la studentessa e da quel momento ci sono rimasta, cioè ho avuto la borsa, mi sono laureata nel 71 e nel 72 subito ho avuto la prima borsa biennale ministeriale, da allora non mi sono più mossa. E oggi sono rimasta però a professore associato. Nessuno mi ha chiesto un perché, io ero a medicina, quindi ho fatto 15 anni a medicina, poi con la nascita di mia figlia era incompatibile proprio veramente il lavoro con l'ospedale, la figlia, mio marito era andato in cattedra a Siena, non c'era mai, quindi ho detto vabbè, ho preso il posto di associato da medicina e l'ho portato a psicologia. E lì poi nessuno ha chiesto cattedra di dinamica, cioè solo l'ha chiesta solo per la FAVA e gli altri due ordinari di psicologia dinamica che sono Sambin e Lalis in realtà non hanno avuto la cattedra su dinamica, bensì uno in generale, l'altro in statistica e poi si sono spostati. Questa è la situazione. Ascolta, dato che quindi sono tanti gli anni che lavori come universitaria, e invece da quanti anni sei psicoanalista? Sono psicoanalista dall'88. Quindi sono tanti gli anni anche quelli. Sì. E quindi forse puoi aiutarmi a capire come hai vissuto la tua identità di psicoanalista all'università e quella di universitario nella società di psicoanalisi. Allora, come psicoanalista all'università, all'inizio mi sembrava una cosa in più da un certo punto di vista rispetto al momento in cui sono diventata. Mi sembrava di essere più legittimata perché io ho sempre insegnato psicoanalisi, cioè psicologia dinamica e quindi psicoanalisi, a differenza ad esempio di Luigi che non ha mai insegnato psicoanalisi, ha sempre insegnato altro. Dici Luigi Solano. Luigi Solano, sì. E quindi mi sentivo meglio perché mi sentivo legittimata a insegnare le cose che insegnavo, mentre prima ero sempre guardato con sospetto dagli psicanalisti, come mai questa che non è una psicanalista insegna psicanalisi. Quindi nel momento in cui sono diventata psicanalista mi sono sentita bene, però il tempo ha cambiato le cose, almeno la facoltà di psicologia di Padova, per cui gli psicanalisti sono stati sempre più messi al bando, ripeto, non hanno mai chiesto una cattedra, messi al bando e da un momento di vissuto buono, di integrazione buona, io ma i pochi rimasti ci siamo sentiti sempre di più un po' dei dinosauri messi e l'idea è che quando sono morta resta solo Enrico Mangini e dopo Mangini più nessuno, cioè noi non siamo riusciti ad avere e a mettere dentro allievi psicanalisti. E qui ti porta al perché e a tutto il problema della ricerca, evidentemente. Adesso ci arriviamo. Ma prima, invece, come universitaria nella società psicoanalitica? Quello è divertente, nel senso che è estremamente ambivalente. Per cui ambivalente perché c'è anche una sopravvalutazione. Ah, l'università, voi all'università, ecco. E nello stesso tempo invidia e nello stesso tempo... ma voi non siete veri psicanalisti perché non state tutto il giorno dentro, noi sì, invece io penso che proprio il fatto di fare le due cose che è faticoso, non c'è tanta gente che fa a tempo pieno tutte e due le cose, sia stata una cosa estremamente utile per la mia professione di psicanalista ma anche come docente. Le due cose secondo me per me sono state importanti, ma i colleghi adesso forse un po' cambiano, all'inizio ero vista, concentrata alla SPI, i psicanalisti all'università, mi dicevano sempre quando è che te ne vai dall'università, io dicevo mai, e poi quando hanno fatto le scuole di specialità, anche lì è stata una battaglia, perché praticamente mi avevano imposto di non insegnare alla scuola di specialità, della mia università, non alla privata, insomma, non dico chi come cosa, ma è così, e io ho detto no. Perché è sempre università, perché non posso insegnare anche, non c'è, come ai colleghi. E lì è stata una cosa, un momento di crisi,
Poi dopo ho scoperto che gli altri colleghi che mi avevano fatto tante storie insegnavano in scuole private dove venivano pagati. Dato che stiamo parlando di questo, come pensi e che cosa pensi di aver potuto tradurre della tua identità di psicoanalista nell'insegnamento accademico e nella formazione universitaria, dato che adesso facevi riferimento anche alle scuole di specialità? L'insegnamento accademico, tu puoi insegnare teoria, ovviamente, insegni la teoria, puoi trasmettere la passione, puoi trasmettere l'interesse, puoi dire questa è una bella strada che puoi intraprendere, perché loro sono di fronte al cognitivo, cognitivo comportamentista, transazionalisti, quindi tu puoi insegnare la teoria e mostrare nel modo più appassionato possibile, con i casi clinici, mostrando alcune cose, però niente di più, l'università è solo, puoi insegnare a questo livello. Già alla scuola di specialità è un gradino in più, perché in fondo loro devono se non altro imparare a fare i primi colloqui, cioè a fare gli psicologi clinici. Ed è un bel passaggio per me vederli, perché io insegnavo prima al secondo anno, poi al quarto anno, poi alla specialità, e poi molti di questi sono diventati psicanalisti. Questo lungo passaggio per me, quando arrivo per esempio a un congresso della SPI, salve prof, sono arrivato, è un piacere, è un vero piacere. Quindi nella scuola di specialità facevi riferimento all'attività di insegnamento, formazione, per creare la relazione, il primo colloquio. Le prime relazioni, il primo colloquio, e anche perché uno degli insegnamenti era anche la psicoterapia. Allora ne avevo due, perché non è che siamo in tanti, avevo modelli e quindi riprendevo tutto il problema dei modelli in psicoanalisi e quello di psicoterapia. Allora quello di psicoterapia però in genere li facevo portare dei loro colloqui e passo passo gli mostravo cosa stavano facendo e perché. Perché molti lavoravano per esempio con la dottoressa Pierri, che aveva un bel gruppo all'interno della clinica psichiatrica, lei, e poi molti venivano alla specialità o anche, insomma, abbiamo avuto una bella collaborazione. E lei li faceva vedere per 9 sedute, 10 sedute, alcuni pazienti. E quindi facevano delle psicoterapie, degli interventi psicoterapici brevi, per cui portandomi esattamente tu cosa hai detto, e quindi fermandoci a ogni passo, li potevo vedere, tu hai fatto questo, questo corrisponde, per esempio hai analizzato la difesa, qui invece hai introdotto qualcosa di tuo, e quindi mettevo insieme un attimo quello che poteva essere l'aspetto clinico di come si fa un colloquio, come si fa un piccolo intervento breve. Adesso la scuola è chiusa, Usando comunque questo, diciamo, il vertice psicoanalitico. Ma senz'altro, E secondo te c'è qualche cosa della tua attività di insegnamento, formazione universitaria, che ritieni possa mancare agli allievi della società di psicoanalisi? Ah, che domanda! Sì, purtroppo sì. Voglio dire, io insegno anche ai candidati della SPI e devo dire che mi ha colpito. Allora, io ho a che fare con giovani, forse sarà per quello che pur essendo così vecchio non mi vado in pensione, mi diverto, sono bravi, vederli crescere dal primo anno che dice le prime cose su Freud, eccetera, eccetera, è una cosa bella. Poi quelli che ti restano sono quelli appassionati, evidentemente, gli piace questo modello piuttosto che cognitivo comportamentale, più quello se vuoi introspettivo, relazionale, vabbè. E però alla fine sanno un sacco di cose, ma proprio un sacco, perché studiano lo studiabile dei modelli, le teorie, libri, cioè, pensi, hanno un sacco di crediti, perché poi l'indirizzo psicanalitico c'hanno Mangini che fa modelli, io faccio dinamica psicanalitica, e poi abbiamo dinamica avanzato e poi psichiatria psicodinamica, quindi praticamente psicanalisi ha sprombattuto 2 corsi per ciascuno, per cui veramente ne sanno. Poi vanno alla specialità e là ci siamo di nuovo tutti quanti noi che insegniamo la specialità, quella universitaria ovviamente. E quindi questi giovani che escono sono preparatissimi dal punto di vista teorico. Quando io mi sono incontrata con quei candidati della SPI, questi sono psicologi, quelli della SPI c'erano 3 psichiatri e 2 o 3 psicologi, ma vecchi. Allora, gli psichiatri, la prima volta che ho insegnato ho fatto fatica e ho detto, oh mamma,
non sanno niente di teoria, non sanno niente, fai un riferimento, non so, bio, sì, non so, per esempio, non so, per dire, vuoi fare l'esempio del modello delle relazioni oggettuali, ti viene in mente Fermi, che è il primo che ha detto qualcosa, e questi ti guardi, ma Fermi chi è? Nessuno dei miei allievi mi direbbe Fermi chi è, ok? Quindi ho dovuto riposizionare, poi magari clinicamente ovviamente ne sapevano di più, però faticoso l'aspetto teorico, sanno pochissimo, non sanno niente di Freud, gli psichiatri non sanno niente di Freud, non sanno niente di teoria, gli psicologi già un pochino meglio. Facevi riferimento alla clinica, come avverti? Tu non svolgi attività clinica in università? No, sì, faccio anche quella. Bene, allora... Da sempre. Benissimo. Allora, qual è il rapporto che tu vedi tra la tua attività clinica in università e la tua attività clinica come psicoanalista? Le avverti come complementari, sintoniche? Sì, sì, nel senso che io sono quella che sono. E poi è chiaro, il mio è un setting interno psicanalitico, e poi dopo nelle istituzioni, nel contesto, devi operare, non è che puoi fare lo psicanalista, non è che i pazienti che io vedo all'interno dell'università faccio trattamenti psicanalitici, sono interventi psicoterapici a una, al massimo due volte alla settimana, ridotti in genere. In modo particolare ho lavorato a lungo con gli studenti, col servizio degli studenti, e adesso con una cosa più allargata che si chiama, la sigla è APAD, ma non so dirti l'acronimo di che, e cioè è un servizio per tutti i dipendenti dell'università e i loro familiari. Quindi ti arriva dal bidello al grande professore universitario, ti domanda, beh, poteva anche andare privatamente, però ho seguito lungo veramente un pezzo grosso che era addirittura da parte del senato accademico per un anno e mezzo, e il tipo di intervento, cioè io cerco di adeguare il tipo di intervento al contesto, alla situazione, alla cultura, perché il bidello è una cosa, la moglie del bidello è una, e il professore di ingegneria è un'altra, magari più difficile della moglie del bidello, però insomma diverso. Ma comunque non è tanto l'utenza, diciamo, con i pazienti, quanto tu dici il setting a determinare setting. La differenza. Tra... è il setting che è diverso. Il posto che è vergognoso e resta vergognoso perché all'ultimo piano metà è clinico e dall'altra parte sono tutti gli studi, studenti che vanno avanti e indietro. Ho molto apprezzato i miei due, ne ho avuti due di professori che non hanno avuto problemi di vergognarsi, sono venuti lì tranquillamente, precisi, puntuali, sempre senza fare problemi, perché molta gente per esempio dice no, ma lei non fa privatamente perché io qua non voglio, nonostante lì il servizio sia gratis. E comunque l'importante è che tu consideri queste due attività come complementari in continuità, nel senso che non, sì. non ti senti da questo punto di vista clinicamente scissa. No, per niente. E invece per quel che riguarda la ricerca? Ah, questo invece è il punto dolente. Se faccio riferimento a Luigi Solano, lui ha avuto dei maestri per la ricerca di un certo tipo, e quindi lui fa la ricerca di un certo tipo che può servire all'università. Il tipo di lavori che ho sempre fatto io sono più psicanalitici, la rivista non era nemmeno quotata, quindi non si arriva niente a nessuno, nessun punteggio, i lavori, i capitoli di libri meno ancora, e quindi io credo che una delle ragioni per cui siamo dei dinosauri all'università, quelli come me intendo dire, non come Solano, siamo, almeno nella mia facoltà siamo destinati a scomparire, perché passano solamente quelli che hanno fatto il dottorato di ricerca e non ce l'abbiamo. Passano quelli che hanno impact factor elevatissimi, fanno 3, 4 lavori, 5 all'anno, perché sono tutt'altra cosa, i lavori di ricerca, che non pensate a un lavoro psicanalitico, ci pensi, vedi un paziente, cioè il nostro tipo standard solito di lavoro da rivista è una cosa diversa, e quindi io ho cominciato a capire questa cosa perché Luigi mi ha detto muoviti, ho fatto una serie di lavori che io considero da meno, che mi hanno dato però dei punteggi elevatissimi, siccome i punteggi corrispondono anche soldi, negli ultimi 4-5 anni ho anche molti più soldi per la ricerca, tipo non so, il questionario sulla zia,
quello sulla lestitimia, che non, l'intervista non in questionario. Per esempio, tutti quei 3-4 lavori, io vado su quello, pubblicati non so dove, valgono tantissimo, però non corrisponde al mio tipo di ricerca. Quindi, però, quello che mi sembra che tu voglia dire è questo: non è tanto la qualità della ricerca psicoanalitica che io metto in discussione, quanto i paradigmi della ricerca che viene riconosciuta. Quindi, Cioè io faccio, lavoro un anno dietro una cosa per fare un articolo da pubblicare, che so, sul Psychoanalytic Inquiry o sulla rivista, e nel frattempo, perché ormai sono una psicanalista da tanto, ma 10 anni fa non è che potevo fare, o 20 anni fa, grandi lavori, e quindi c'è un abisso proprio tra il tipo di lavoro che possiamo fare noi e come viene qualificato e il tipo di ricerca che viene richiesta per poter avanzare. Quindi lì è il punto di scollamento più grande, perlomeno nella facoltà di Padova. Quindi questo... sono sempre più agguerriti, giovani, impaffatto, punteggi, lavori. Ma mi sembra, appunto, lo ribadisco, mi sembra che tu voglia sottolineare che al di là dei punteggi, non consideri dei punteggi attribuiti a determinati lavori sulla base della loro pubblicazione su determinate riviste, non consideri i paradigmi della ricerca accademicamente, comunitariamente riconosciuta come superiori a quelli della tua ricerca psicoanalitica? Per niente, semplicemente diversi. Il nostro è, purtroppo, per loro che non capiscono, diciamo, una scienza diversa, che ha dei paradigmi diversi e che diversamente deve essere valutato, ma questo si vede anche in sede di tesi. Una fatica a far dare dei punti alle nostre tesi, non si rendono conto di quanto studiano e di quanto lavorano per fare una tesi, molto di più che, non so, aver messo un questionario dentro il computer con l'SPDS, vengono fuori i dati e in 3 mesi si fanno una ricerca. Questo è il punto. Ognuno ha i suoi paradigmi, però siccome ormai è diventato standard il paradigma dell'impact factor, noi siamo fuori. Io sono fuori, i giovani sono fuori, insomma. E avviandoci alla conclusione di questo nostro incontro, che non è Solano, lui riesce a fare delle cose. Però sarebbe utile qualche volta provare a fare delle interviste di gruppo, nel senso di poter in qualche modo poter fare dei confronti, perché è come se, a partire da un tema generale che stiamo provando ad affrontare a puntate con diversi di noi interlocutori nell'occasione disponibili a questo confronto, come dire, il tema sembra riguardare l'identità della psicoanalisi, dello psicoanalista all'università. Sembra invece che poi vi siano diversi fattori che intervengono, che non è tanto in questo momento l'università, la psicoanalisi e gli psicoanalisti, ma che poi vi sono diverse declinazioni di questi rapporti. Assolutamente sì. E che ognuno di questi fattori può incidere in modo più o meno significativo nel determinare le caratteristiche degli altri due aspetti. Certo. Per esempio, tutti quelli che fanno la ricerca adesso sull'attachment, loro hanno un sacco di lavori, però nessuno di questi è uno psicanalista o ha fatto ricerca o ha fatto... Un po' alla volta qualcuno si rende conto che forse, e quindi prima diventa professore universitario e poi magari può diventare psicanalista. Quindi l'ultima domanda che volevo farti, anche se in qualche modo l'hai già introdotta la risposta, riguarda quanto senti integrata la tua identità, intanto direi anche personale, perché evidentemente poi il lavoro rappresenta una delle espressioni più significative della nostra, di declinazione della nostra identità. Quanto senti la tua identità personale, professionale, pienamente armonica e integrata all'università e quanto nella società di psicoanalisi? Ma direi che ultimamente, cioè, che nel complesso io mi sento abbastanza integrata, abbastanza. Sai, Padova è anche piccola, quindi... riesco a fare una cosa, l'altra, sono conosciuta, mi piace fare il mio lavoro universitario e anche quello di psicanalista. Secondo me sono abbastanza integrata. Il punto nero è questo della ricerca e del fatto
di non essere un grande rimpianto, di non siamo riusciti né io né Agostino, prima che morisse, a crearci degli allievi, non c'è stato posto per loro, perché sono cominciati tutti i vari dottorati e quindi ogni concorso per ricercatore veniva sempre per prima quelli che avevano il dottorato, e quindi il punto nero è non siamo riusciti a fare dei figli. Ho fatto dei figli psicanalitici, tanti e sono contenta e molti bravi, ma non ho fatto dei figli universitari. E c'è qualcosa che ti manca nella tua identità di psicoanalista nella società rispetto a ciò che ti ha dato la tua vita universitaria, che vorresti poter trasferire qui? Non lo so, questa è una bella domanda, forse ci penserò, ti Guarda. darò una risposta in un altro momento. Nella mia vita della SPI, no, mi diverto anche alla SPI, faccio delle cose col cinema, mi diverto anche lì, trovo sempre qualcosa da mettere insieme giovani, per esempio tutti i miei studenti me li porto alle cose del Centro Veneto, della SPI. No, io riesco abbastanza a portare di qua e di là, sono abbastanza direi integrata. Ho solo questo dispiacere di non essere riuscita proprio a crearmi degli allievi All'università. all'università. No, questo è. Vabbè, questo non è andata. Hai sbagliato in questo. Qualcosa abbiamo sbagliato, insomma, dobbiamo aver sbagliato. E questo è un ripensamento grosso, secondo me, che gli studenti devono fare. Perché io ho fatto tanti allievi psicanalisti e neanche un allievo Universitario. universitario. Beh, con questa nota Un po' un triste. po' triste, ma Sì. comunque con molti elementi, mi avviso, forti, positivi, caratterizzanti la tua identità, ci salutiamo, ti Sì, va ringrazio. bene, grazie a te.